siamo sempre nell'ambito degli algoritmi che utilizzano una struttura di selezione. All'interno di questo progetto io vado ad aggiungere un package, lo chiamo triangolo. Per cambiare, basta posizionarsi con il tasto destro del mouse, anzi non posizionarsi, cliccare con il tasto destro del mouse su triangolo, sul nome del package che volete cambiare o della classe e andate in refactor rename. Dunque, scriviamo questo programma che dati i lati di un triangolo, prima di tutto stabilisce se i lati sono effettivamente i lati di un triangolo. E poi verifica se è un triangolo isoscele, scaleno o equilatero. Quando vi dà questo to-do auto-generated method stub, cancellatelo, non lasciatelo lì. Tre lunghezze, tre dimensioni sono i lati di un triangolo se la somma di ogni coppia di lati è maggiore del terzo. Quindi dobbiamo verificare questa cosa prima di tutto. Ci facciamo inserire i tre lati. Allora, come li chiamiamo? Lato 1, lato 2, lato 3, va bene? Sono dei double. Lato 1, virgola, lato 2, virgola, lato 3. Punto e virgola. Apertura del corso di input, scanner, console uguale. New scanner system.in. Vi ricordo che per importare velocemente basta utilizzare la combinazione di tasti CTRL maiuscolo, CTRL SHIFT O. Soprattutto quando avete tante importazioni da fare. Allora, CTRL A per selezionare il codice, CTRL I per indentarlo correttamente. Ecco, un'altra cosa che dovete fare è cercare di mantenere il codice allineato, visto che poi oltretutto basta farlo con una semplice combinazione di tasti. Vedi, quando scrivo scanner, mi dà sotto, compare una righina rossa, ce l'hai tu la righina rossa. Posizionati sopra la parola, si apre un box dove c'è scritto import scanner java tra parentesi tonde java.util. Sì, seleziona quello. Oppure CTRL maiuscolo o CTRL SHIFT O. Allora facciamoci inserire i tre lati, quindi questa diciamo è la sessione di input utente, quindi chiedo di inserire, inserisci il primo lato, poi vedremo, no? Qui bisognerebbe verificare che l'utente non inserisca dei valori negativi. Il nullo ci può stare, ma il negativo no. Però non possiamo farlo in questo momento, non possiamo fare questo controllo, quindi ci fidiamo della capacità dell'utente, perché per farlo bisognerebbe già aver fatto i cicli e la gestione degli errori anche. Non l'abbiamo ancora fatto, quindi per adesso facciamo finta che l'utente inserisca i dati giusti. Quindi andiamo a leggere il primo lato. Lato 1 uguale console.next double. Qua chiederò di inserire il secondo lato. E qua scriverò lato 2 uguale console.next double. Inserisci il terzo lato, lato 3. Uguale console.next. Verifichiamo che i lati siano i lati
una ripetizione di un triangolo. Aperta tonda. Allora, sommiamo i primi lato 1 più lato 2. Se lato 1 più lato 2 è maggiore di lato 3, e qua uso i booleani, AND non c'è bisogno di fare 8.000 if, scrivo tutto in una condizione, AND quindi è commerciale, lato 1 più lato 3 è maggiore di lato 2, e poi mi manca ancora lato 2 più lato 3. Maggiore di lato 1. Allora, se questa condizione è verificata, vuol dire che i tre lati sono effettivamente i lati di un triangolo e possiamo procedere. Non ci va il punto e virgola dopo l'if, dopo la parentesi tonda chiusa dell'if, perché altrimenti mi esegue l'istruzione vuota. Se la condizione è vera, mi fa l'istruzione vuota, quindi non fa niente. Non dà nemmeno errore, però poi non funziona. Allora, qui andiamo poi a mettere quello... Sì, vabbè. Ho sbagliato. Puntini, puntini, perché dobbiamo scrivere quello che dobbiamo, cioè tutta quella parte su verificare se un triangolo scalene, eccetera. Invece, come avevo già fatto in un altro esempio, mi scrivo subito l'else, così chiudo tutto. Else... Cioè, se non sono verificate tutte queste tre condizioni, allora vuol dire che non, i lati non sono quelli di un triangolo. Quindi vado a produrre in output qualcosa, un messaggio, per esempio, non hai inserito i lati di un triangolo, punto, e qua è finito. Quindi qua andiamo a verificare se il triangolo equilatero quindi if lato 1 è uguale a lato 2 end end l'operatore booleano end che sì, bravo, end lato 2 è uguale a lato 3, significa ovviamente che tutti e tre i lati sono uguali, e allora stampiamo. Troppo in fretta sto andando. Scrivo solo questa. Non c'è il punto e virgola. Se io metto il punto e virgola dopo l'if, è come se ci fosse l'istruzione vuota. Quindi quando questa condizione è vera, mi esegue l'istruzione vuota, non fa niente. Ci va la parentesi, graffa aperta, poi da invio, così si chiude sotto l'if ed è già chiusa. Se questa condizione è verificata, il triangolo equilatero esco nel senso che esco fuori dall'if, l'else non viene considerato, termina il programma con la stampa, con l'output del triangolo equilatero. Else if... E devo andare a testare l'altra condizione. Lasciamola così. E poi ci sarà ancora un altro else if, quindi questo lo dobbiamo continuare noi.